Numero 73, pagina 27. Massa del Sole, massa di un protone. Calcolare il rapporto tra le due masse e dire qual è l'ordine di grandezza. Il rapporto fra le due masse, dividendo questi due numeri, fa circa 1,19 per 10 alla 57. L'ordine di grandezza è 10 elevato alla 57esima. Infatti, l'ordine di grandezza è la potenza del 10 più vicina al numero ottenuto. Se il risultato fosse stato, per esempio, 6,69, oppure 6,19, oppure anche 5,19, allora l'ordine di grandezza sarebbe stato 10 elevato alla 58esima, perché, come vedremo meglio dopo, le cifre da 5 a 9 si arrotondano per eccesso. Esercizio numero 74, massa della Terra e massa della Luna. Calcolare la massa totale del sistema Terra-Luna. La massa della Terra è un centinaio di volte più grande della massa della Luna, e quindi di due ordini di grandezza superiore. Qui l'ordine di grandezza è 10 alla 25, perché è un 5,9, e qui l'ordine di grandezza è un 10 alla 23. Per fare la somma delle masse conviene portare i due numeri esprimendoli con la stessa potenza del 10, per esempio 10 alla 22. La virgola si sposta di due posti e quindi qua abbiamo 597 da sommare con questo 7. Il risultato è 604,79 per 10 alla 22 kg. Riportiamo la virgola qua in modo da lasciare una sola cifra significativa e scrivere il risultato nella corretta forma scientifica. Quindi 6,0479 e l'esponente qua diventa 10 alla 24esima.